mercato si aspettava? Beh, fare il 5,6% crescita accumulata dei ricavi, se non è coraggioso, mi domando che cos'è. È però un piano che cresce lentamente, insomma, la ripresa non sembra così semplice. Guardi, io sono abituato a cercare di dire le cose che poi siamo certi di poter fare. Torno a dire, è un piano che secondo me, è ambizioso, certamente costruisce la crescita in modo sostenibile nel tempo, quindi forse il 2018, soprattutto in termini di cash flow, è certamente al di sotto delle aspettative, ma ci sono motivazioni molto chiare per questo, quindi noi siamo assolutamente sereni di fare una cosa importante per Leonardo, cioè costruire una Leonardo in crescita sostenibile nel tempo. C'è quel dato sugli ordini che non crescono, la preoccupa? No, per la verità gli ordini crescono, sono le revenues che non crescono nel 2018 perché il fatto che abbiamo avuto un rallentamento negli ordini del 2017 si ribalta nei ricavi del 2018, ma non siamo preoccupati. Dei tre settori chiave, quale secondo voi vi darà maggiore slancio nei prossimi anni in questo piano industriale, se ce n'è uno? Il settore col maggior tasso di crescita è quello dei velivoli, perché abbiamo questo grande ordine EFA Kuwait, che peraltro è quello che genera l'assorbimento di cassa nel 2018, che è certamente un grande motore di crescita, ma tutte le divisioni sono in crescita. Dal mercato americano cosa vi aspettate? Il mercato americano è il mercato della difesa più grosso al mondo, che cresce, l'IRS sta performando molto bene in quel mercato. Ovvio, ci sono alcune grandi opportunità che non abbiamo messo nel piano, ma noi cercheremo di fare la nostra parte, ma torno a dire, non sono nel piano. Quali si aspettava questa reazione oggi da borsa? Ieri è andata bene, oggi? Ma guardi, il fatto che noi abbiamo dato una guidance di cash flow più bassa delle attese ci faceva prevedere una reazione negativa del mercato. I contratti su Grottaglie e Foggia come andranno in questo 2018? Grottaglie sta performando bene, passeremo a rate 14 come numero di carlinghe prodotte, quindi abbiamo una stabilità importante. Anche sui target fissati il periodo appare a molti forse lungo, sul breve termine siete stati un po' conservativi, per quali ragioni? Perché noi stiamo costruendo un piano che deve performare nel tempo, è un piano strategico di breve, medio, lungo periodo, non si può confondere il 2018 con un piano strategico di medio periodo.